Buongiorno e buon caffè. Sapete che mi piace ispirarmi da quello che ascolto, da quello che vedo, dalle letture del giorno per poter tirare fuori delle idee che possono servire a tutti. E, come spesso dico e voglio qui ripetere, a prescindere da quale sia la loro posizione nei confronti della fede, della religione. Perché noi uomini abbiamo tutti questo buon senso che ci guida. E dunque, in una recente lettura che ascoltavo della liturgia ambrosiana, si parla dei farisei che, appoggiando la loro presunta competenza sulla conoscenza delle scritture, a proposito di Gesù e delle guardie che non l'hanno arrestato, se ne escono con questa battuta crudele: maledetti coloro che non conoscono la legge perché non sanno cosa fare. Io qui dentro ci leggo la superbia della scienza, la superbia della conoscenza, che è sapienza ma è tutt'altro che saggezza, cioè di coloro che sulla pretesa di conoscere una presunta superiorità di sapienza, appunto, di conoscenza di cose, maledicono o comunque insultano, trattano in maniera superficiale, in maniera deridente le altre persone. Come se quello che contasse nella vita non è conoscere la vita e saper vivere, ma è sapere per il gusto di sapere. Ed è un numero molto più frequente di quanto non possa sembrare, questo di coloro che arrogano la loro superiorità su una base di conoscenza. Quello che conta non è la conoscenza, certo non è trascurabile, quello che conta è la volontà, l'applicazione, la generosità, sono ben altre le virtù che contano. La sapienza dovrebbe essere qualcosa che le aiuta a sviluppare, non che finisce per soffocarle e per trasformare quella che dovrebbe essere saggezza in arroganza. Se la sapienza non è al servizio del bene, a che cosa serve? A maltrattare gli altri. Buona giornata.